Tutti, grazie, grazie a tutti, grazie di cuore, è bello ritrovarsi, grazie di essere qui in questo momento particolare che ci ha accompagnato 2 anni e ancora sta continuando questa cosa, però piano piano ne verremo fuori e sicuramente saremo meglio tutti quanti con il teatro sempre più pieno, sempre con più gente del teatro, perché il teatro è proprio questo, è vita, bisogna viverlo e bisogna venire a teatro. Va bene, vi ringrazio. Grazie tanto all'amministrazione comunale, il sindaco, gli assessori, tutti presenti, grazie di cuore. E poi voglio ringraziare Attilio e Francesco, i miei amici Mario Lamarca e Ugo D'Amorideo, il tecnico Alberico. Voglio ringraziare Sergio e Pierpaolo per quello che hanno fatto per la nostra causa, la mano che ci hanno dato in questa serata, il nostro fotografo Attilio Rizzo per le riprese e il nostro sponsor moderato Drink & Coffee. Noi siamo il Sipario di Agropoli. Questo spettacolo nasce con una regia ben specifica di Piero Pepe. Piero Pepe è un grande attore e regista del nostro tempo. È stato con i più grandi del teatro, da Ranieri a Padroni Griffi, è stato con De Simone nell'Opera Buffa, ha fatto cose importanti nel teatro. Purtroppo Piero non c'è più, ci ha lasciato, un grosso vuoto, ma anche noi. E noi abbiamo omaggiato Piero con una piccola poesia che lui ci aveva recitato durante le prove e perciò vogliamo fare un grande applauso a Piero per quello che ha fatto e per quello che è stato. La regia è stata proseguita da Massimo Pagano, qui facciamo un applauso perché Massimo questo applauso stasera. E volevo dire che siamo il Sipario di Agropoli e il nostro gruppo è composto da Salvatore Paolella, Francesco Borga, lui che sta, Antonio Giacco, fatto qualche il caro amico dottore Gino Landolfi, grazie Gino per il suo ritorno in scena. Poi abbiamo Rosario Iodice, Marisa Esposito, Francesca De Padova, anzi De Padova, scusami, aspettate, non lo so, aspettate, correggiamo, qual è il problema? Francesca Sproviero, tutti Francesca. I Franceschi ci accompagnano noi da Agropoli, lo sai? Sono importanti. Allora poi abbiamo chi ci sta? Orietta Morosini, Francesca De Padova, giusto che sono. E io sono sempre io, va bene, grazie di cuore a tutti voi, grazie di cuore a tutti voi, grazie agli amici che sono venuti qua stasera e vi aspettiamo domani sera. Se lo spettacolo vi è piaciuto lo dite, se non vi è piaciuto facete il battuto. Va bene, grazie. C'era il dottore che voleva dire 2 cose per voi, per aiutarvi un poco. Grazie. Vi trattengo giusto un minuto per una piccola barzelletta, una cosa piccolina così, sperando che incontri il vostro favore. C'è una signora anziana davanti a un portone, vende galline. Vende galline? Sì, galline, galline. Vicino ai piedi 2 ceste colme di galline, belle, belle nutrite, e in braccio la gallina più bella, dal piumaggio splendido. Un signore passa, lo guarda e dice: signor, scusate, me la date per 10 euro? E la signora: un momento, quando posa la gallina? Grazie a tutti, arrivederci.